Vogliamo salutare il presidente Gubbiotti di Roma Natura, ringraziandolo dell'ospitalità e invitandolo anche a fare un saluto all'evento e a tutti i presenti. Grazie. Grazie a voi. Credo che molti di voi abbiano già visto durante l'ultima iniziativa che avevate già fatto il video sulle, sempre qui, il video che riguarda le secchie di Tor Paterno, e se non è così possiamo anche metterlo durante i lavori perché ce l'abbiamo. No, grazie a voi perché diciamo, io sono particolarmente convinto che oggi i parchi e le riserve marine debbano essere anche capaci di raccogliere le sfide sociali, le sfide che riguardano tutti noi ogni giorno, e che quindi dopo decenni di protezione della natura, conservazione, insomma, pratiche che hanno prodotto anche moltissime delle bellezze, insomma, abbiamo prodotto molto rispetto alle bellezze del nostro territorio, oggi insieme a queste, quindi proseguendo nella conservazione della natura, nella salvaguardia della biodiversità, debbano anche essere capaci di aprirsi, di essere aperti, di essere più vicini ai bisogni delle persone. Allora, questo con i parchi terrestri, diciamo così, è più semplice perché la fruizione è più semplice, perché tutti i giorni chi vuole vive e passeggia, fa delle cose dentro i nostri parchi terrestri, così come tantissime attività anche imprenditoriali ci sono già, cioè si svolgono già dentro i parchi terrestri. Quando hai una riserva marina come quella delle secche di Tor Paterno, tutto questo è un po' più complicato, ma è di particolare valore. Noi qui abbiamo una riserva marina che è la seconda per biomassa solo a Tavolara nel patrimonio nazionale, non è l'unico parametro per misurare la biodiversità, insomma è un parametro abbastanza importante, quello della biomassa e quindi del quantitativo, diciamo così, che lì si trova, ma quando c'è un quantitativo così forte è evidente anche che la stessa, diciamo, lo stesso numero di specie è particolarmente elevato, se diciamo indico le pareti, perché queste foto che voi vedete sulle pareti sono le foto di oggi di questa riserva marina. Nel senso che noi abbiamo una riserva marina completamente sommersa che si inizia a visitare da -16, -18 come una vera e propria isola sotto al mare, 5 miglia qui di fronte tra Ostia e Tor Vaianica, che contiene queste bellezze che voi vedete e quindi un valore particolarmente significativo. Allora, questo vuol dire anche che questa casa del mare, questa casa del parco che noi qui abbiamo chiamato casa del mare, che è a servizio delle secche, ha bisogno tutti i giorni di essere alimentata anche da iniziative, ad essere fruita e tenere sempre vivo questo luogo che è anche un posto particolarmente bello e diciamo significativo, che è quello del Borghetto dei Pescatori. Quindi, come l'altra volta, abbiamo accolto con moltissimo favore la richiesta che ci avete fatto di fare qui un'iniziativa. Noi pensiamo che questo, diciamo, l'argomento che state trattando oggi è uno degli argomenti importanti di questo paese. L'intervento del professore l'ho sentito quasi tutto, diciamo così, è perfetto, e anche dal punto di vista naturalistico. Allora, da qui però, diciamo, due attenzioni al professore. La prima, che è evidente che diciamo, l'ambientalismo deve essere un ambientalismo anche sempre più attento alle questioni scientifiche, quindi quando parli di deforestazione, diciamo, l'ambientalismo deve anche essere attento a come la fai, quindi siamo perfettamente d'accordo alla rinaturalizzazione, perché il problema è la rinaturalizzazione dei nostri corsi d'acqua, perché nei decenni passati a ingegneria soprattutto gli insegnavano, diciamo così, quelle pratiche orribili che il professore ha mostrato. Sui modelli climatici invece un'attenzione, cioè nel senso che quello che diceva era perfetto dal punto di vista delle cause.
specifichiamo bene in questo periodo che lei stava parlando delle cause, cioè nel senso che quei risultati lì ce li abbiamo per l'azione umana insostenibile che c'è stata nella pianificazione del territorio, eccetera, eccetera. Dopodiché questo non c'entra nulla con il fatto che invece i mutamenti climatici purtroppo esistono e c'è una diretta relazione tra l'azione umana e i mutamenti climatici. Lo dico perché lo so che il professore è d'accordo con me che oggi in questo periodo invece, siccome diciamo così, è anche un periodo in cui stiamo riscongelando alcune decine di scienziati in giro per il mondo negazionisti, dopo diciamo, decenni di IPCC, di braccio scientifico delle Nazioni Unite che mostrano questi risultati che oggi abbiamo dentro a dossier ufficiali, studi ufficiali, diciamo così, rischiamo di tornare indietro su cose un po' delicate. Ma lo dicevo appunto accogliendo proprio una lezione, un intervento che noi vorremmo poter ripetere tutti i giorni nelle nostre iniziative, quindi questo è anche un invito a collaborare non solo a su questo territorio, sì, assolutamente, ci abbiamo questa casa del parco che è a disposizione, però noi abbiamo anche altre case del parco, abbiamo una Roma diciamo di tanto grande, se riusciamo anche ad espandere questa collaborazione sugli altri nostri luoghi a noi farà sicuramente tantissimo piacere. Non rubo altro tempo, appunto il video rimane a disposizione, se dopo troviamo uno spazio lo vogliamo far rivedere lo facciamo rivedere, e ringrazio e auguro a tutti una buona giornata. Grazie.